Una top per tutti, per tutti voi appassionati oppure non troppo pratici della Terra di Mezzo, una lista accurata di quelle proprio fatte per bene. Benvenuti su Watch On Italia, raga. Oggi divertiamoci a vedere e provate a indovinare anche voi tutte quante le posizioni. Una top 10 delle 10 entità o personaggi più potenti nell'universo del Signore degli Anelli. Ce l'avrà fatta Enrico a non farsi insultare nei commenti? Vediamola assieme. Alla numero 10 partirei con Glorfindel e tutti gli altri big elfi fighi in gruppo. Li metto un po' tutti in catena, tipo Elrond e company, ma a rappresentarli, anche se Elrond in realtà è un po' più big degli altri. Comunque Glorfindel, che nei film si vede lo screen time tutto quanto ciulato da Arwen, nei libri e invece è lui che salva Frodo, lo cura dal veleno del pugnale Morgul, lo scarrozza a gran burrone, i Nazgûl lo vedono e chiamano la mamma, scappano via disperati. Se Legolas vi sembra forte, considerate che è la versione depotenziata del 1000% nerfata bestia di Glorfindel, che è un elfo morto e risorto. Praticamente ora immortale, basta che guardi storto il re stregone di Angmar per farlo diventare il re cagone di Angmar, lo sconfigge, predice la sua morte, fa tutto, combatte con ogni arma contro tutti, è una specie di carrarmatino biondo. Alla numero 9, il re stregone di Angmar. Ma comunque, il re stregone, pur essendo un po' pavido, a volte è comunque più potente e sbroccato di quasi tutti. Il secondo in comando di Sauron è stato eletto impiegato del mese per 2 anni di fila, quindi in premio riceve, assieme a tutta la sua sezione dell'ufficio ricerca oggetti smarriti, una bella promozione con l'equivalente della macchina aziendale della Terra di Mezzo, sia un dragone assassino con un'apertura all'area di 10 metri. Mica male. Tutto bardato da battaglia, sembra una war machine inarrestabile, guida intere armate senza dire niente perché tanto tutti se la fanno solo obiettare qualcosa. Diciamo che è un po' inconcludente perché non riesce a ammazzare due hobbit e va avanti con sta storiella che nessun uomo può ucciderlo, e invece Eowyn, dopo che Merry lo indebolisce, gli ficca una spada in the face e lui schiatta. E come tutti, quando gli pianti una spada in the face nella croce degli occhi, quindi è un po' un coglione, però vabbè. Alla numero 8, Saruman, anche noto come Saruman, vero OG della cricca degli stregoni, come lui pochi altri. Antagonista della prima parte della campagna che il master fa partire di 5 livelli sopra il party dei protagonisti, mentre Gandalf sta ancora a sparare i fuochi d'artificio e i dragoni finti alla sagra di paese, Saruman ha fatto 2 livelli da stregone e ora lancia magia di livello 9 come se non ci fosse un domani. Appende Gandalf come candelabro in cima a Isengard, fa un po' come cazzo para lui, anche se è terzo in comando sotto Sauron, quando decide di vendersi facendo lo sniccione. Comunque una certa gli viene da pensare che forse potrebbe provare a entrare in scivolata sugli stinchi in tackle da dietro anche all'oscuro signore a fargli il giochettino del vecchio sto con te ma poi sta ceppa divento potentissimo pure io. Si plasma eserciti di migliaia di urukai nel fine settimana perché non ha nulla di meglio da fare e su, è forte. Voi ve li plasmate eserciti di migliaia di urukai nel fine settimana perché non avete niente di meglio da fare? March to Helm's Deep! Leave none alive! Alla numero 7 Galadriel, ma ovviamente per quanto anche Celeborn o Celebro sia potente, qui potremmo anche metterli assieme in coppia, è Galadriel che prende un po' tutti i meriti della posizione. 8000 anni e non sentirli, o meglio, diciamo non sentirli nei film perché nella serie si comporta come se fosse una specie di tredicenne nella fase ribelle, ma direi che ci possiamo passare bellamente sopra, dai, con un cingolato su tutta la serie, pur essendo opinioni basate su fatti di sceneggiatura. Comunque anche nella serie dimostra quanto sia potente con ogni arma in ogni situazione in combattimento, e nei film invece quanto sia oltre a livello psicomentale, legge nella mente, parla con la mente, vede il presente, il passato, il futuro, tutto. Unica cosa è una specie di lievissima proprio dipendenza dall'unico anello che la fa diventare una specie di fantasmina inquietante, però oltre a quello. Sarà Dark Lord, you would have a queen, not dark but beautiful and terrible as the dawn. Alla numero 6 Gandalf. Qualcuno qui potrebbe contestare dicendo: ma Harry, Gandalf lo metti più in su di Saruman, che abbiamo appena visto che lo legna come un pazzo, e Gandalf è costretto a fuggire via con un piccione oversize. Sta brutto, ma sì, perché innanzitutto Saruman giocava in casa palesemente e aveva il vantaggio campo con i giochettini delle porte che si chiudono, tutte quelle altre birbonate. Gandalf poverino non sa più dove sbattere la testa, a parte contro la porta e il soffitto. In più a quel punto Gandalf non ha ancora livellato multiclassando a Warlock Celestiale Chierico, quindi è uno a uno Palantir al centro, dopo che si mena col Balrog finendo in una pozza di candeggina torna più sbroccato che mai stavolta. E comunque pur da maia di livello superiore non mostra mai i suoi poteri al completo, sembra quasi che si trattenga, cioè basta la frase in cui dice che non vuole l'anello perché sennò sarebbero cavoli amari per tutti quanti, per far capire che, cioè, di che stiamo parlando. Saruman, your staff is broken.
Alla numero 5 Tom Bombadil, anche noto come il buon Tom Sbombadil, perché nei giochi quando si è visto sembra sempre sotto effetto di 20 quintali di erba pipa, ma di quella buona, altro che Pepino tu fumi troppo. Un fan favorite al quale non è mai stato dato il tempo su schermo che doveva avere, anche perché era pesantemente sgravo e pesantemente poco coinvolto nella storia per esserlo così tanto, creando uno di quei bellissimi casi in cui alla fine ti chiedi: ma se Bombadil è così forte, che sta facendo contro Sauron? Si sta ancora strafacendo di Gandalf nella terra di mezzo? E quindi niente Tom nei film, ma lo stesso, diciamo, la personificazione della terra di mezzo è immune a tutto, compreso l'anello, di cui non percepisce il potere, non ne è sedotto dal suo fascino, può metterlo e toglierlo a piacimento come se fosse bigiotteria, può vedere la gente invisibile con l'anello, può portarlo a Mordor fischiettando volendo, ma non lo fa. Alla numero 4 Sauron, in realtà è un secondo in comando sotto Melkor o Morgoth o il plagio di Lucifero, chiamatelo come volete. Anche Sauron dopo la caduta del datore di lavoro finisce a fare il cosplay del diavolo e da mai accaduto ha originalissima idea di diventare anche lui un signore oscuro, e nella sua fase gothic ribelle che non gli passa, a differenza di un qualunque teenager, continua a vestirsi tutto di nero con le borchie e a mettere stivaletti anfibi che lo fanno risultare alto 7 metri. In uno degli uno contro tutti, direi, più letterali di sempre, perché per tirarlo giusto qui servono fisicamente tutte le persone in grado di tenere in mano una spada di un intero continente unito, che a momenti riesce comunque quasi a perdere, perché un occhio impalato in cima a una torre li sta guardando male, per capire di che genere di potere parliamo, il potere della cazzuta per reputazione. Sauron all'atto pratico non fa praticamente niente, però tutti comunque si cagano sotto. Tre, tutti i Valar, scusatemi ma questi li infilo tutti assieme appassionatamente alla terza posizione, così tutti contenti, nessuno protesta e contesta, sono tutte figure angelico iperpotenti che non si vedono mai in film e serie in pratica, ma si vedono solo i loro aiutanti, che sono per esempio le aquile, tipo Quahir, no? L'amica di Gandalf, quindi beccatevi ste clip con le aquile tutte a manetta fino alla fine della posizione. Sono troppi, tra Maue, Aule, Nienna, Melkor, Franco, sono emanazioni di Dio più potenti rimaste sulla terra e non al fianco di Ero a canticchiare in allegria senza interessarsi troppo al mondo, e sono belli assortiti, maschi, femmine, buoni e cattivo. E il corone nazionale, che fa un po' il birbante, appunto, da Satana wannabe con troppe pretese, decide di sfidare in modo molto originale anche lui il potere di Dio, diventando uno stereotipatissimo signore del male. Direi che aveva letto troppi romanzi fantasy, ma se quei troppi romanzi fantasy esistono è perché ha un po' iniziato lui assieme alla Bibbia sto trend dei signori oscuri, quindi. Alla numero 2, Eru Ilúvatar. Alla numero 2, Dio, il signore di tutto e tutti, ogni cosa nell'universo creato da cui praticamente deriva Arda e ogni suo essere minore e superiore, e col fuoco segreto crea l'esistenza. Sembra abbastanza potente per stare in seconda posizione in effetti, no? Da lui vengono generati tutti gli Ainur, che sono divisi in Maiar, ossia Gandalf e tutti i suoi bro, e i Valar, ossia i tizi di prima che si fanno aiutare da dei grossi piccioni grandi come SUV perché sporcarsi le mani è troppo difficile, e anche Eru in quanto dio, giustamente come ogni buon dio monoteista, ha tendenza a creare tutto e poi a mettersi a osservare senza fare niente, giustamente, no? Tranne che per Tolkien, che in alcune dichiarazioni disse che Eru opera in maniera impossibile da comprendere per i mortali, e anche lui fa qualcosa, per esempio fa incespicare e cadere Gollum alla fine nel Monte Fato, cioè è Dio che arriva e fa una truffaldina, in pratica l'unica cosa che fa è uno sgambetto a Gollum. Va bene. No! Ma prima di capire chi può essere più potente di Dio, sappiate che potente è anche la mia ira quando non attivate la campanellina e gli avvisi non mi seguite su Instagram, perciò facciatelo, immantinente! E alla numero 1, Sam Viser impavido. Direte: Harry, senti, ma perché non vai a cagare? Ma come vi permettete, dico io? Cioè, raga, adesso sul serio. Sam, ma che roba è? Non è che lo sto mettendo alla prima posizione per la storia della forza, dell'amore e dell'amicizia che vincono su tutto e in lui scorrono potentissimi. Cioè, anche per quello. Ma perché se facciamo il paragone di quello che può fare in base a quello che è, cioè, siamo su un livello comicamente potente, anche più di Dio, che di base è Dio, quindi grazie che può fare Dio. Sam è Sam, cioè questo è un hobbit un po' impedito con qualche chilo di troppo che non sa nuotare a momenti, affoga in un metro d'acqua, non dovrebbe durare mezzo secondo, ed è l'unico mortale che si porta dietro l'anello come se nulla fosse. Sam non sente nulla, si scarrozza Frodo con l'anello, se lo mette al collo, niente, tira dritto come un trattorino. Cioè c'è Gandalf che fa: no, non me lo dare l'anello, se no non riesco a controllare. Galadriel che dice: ah, non riesco a controllare il potere della tentazione. Sam se lo mette, eh? Che è? Ah, un anello, vabbè, cioè, ma questo è troppo sgravo, quindi mi sembra normale, no? Certo.